Presidente Pizzula ha chiesto di intervenire, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Intervengo alla fine delle sue comunicazioni per due questioni. La prima questione è relativa al fatto che mi appello a lei, Presidente, per far sì che le prerogative di noi consiglieri possano venire rispettate. Comunico qui ufficialmente che dia una ottantina di richieste tra interrogazioni e accessi agli atti che noi abbiamo fatto dall'inizio di marzo ad oggi, ci è pervenuta la risposta sì e no di una decina di queste richieste. Noi abbiamo atteso responsabilmente che passasse la fase emergenziale, capendo che la Giunta era concentrata su altri aspetti e non aveva probabilmente tempo, anche se su questo ci sarebbe da discutere, da dedicare a quelle che erano le richieste dei consiglieri. Ora però il tempo è passato e queste richieste, francamente, giacciono ormai da troppo tempo in qualche cassetto, presumo, di qualche ufficio di giunta. Quindi credo che sia anche compito suo, Presidente, quello di far sì che le prerogative dei consiglieri a livello di possibilità di ricevere risposta e a vedere soddisfatti i propri accessi agli atti vengano garantite. Sarà mia cura, già nella giornata, non so se oggi, ma sicuramente domani, di farle giungere un elenco di questi atti a cui non abbiamo richieste, a cui non abbiamo avuto risposta. Perché francamente noi, e penso che lo possa riconoscere sia lei, sia la maggioranza, per parecchie settimane abbiamo tenuto un atteggiamento assolutamente collaborativo e rispettoso, chiedendo non sui giornali, ma attraverso i canali istituzionalmente stabiliti, di avere informazioni e documenti. Quando però questi non arrivano e spesso poi vediamo questi documenti o queste informazioni comparire sui giornali, capisce che il ruolo e la funzione dei consiglieri regionali ne risulta francamente sminuita. Quindi mi affido a lei in quanto garante delle prerogative e dei diritti di tutti noi consiglieri, perché possa agire affinché questi vengano correttamente garantiti e ristabilita anche una correttezza istituzionale. Ribadisco, e al massimo entro la giornata di domani sarà mia cura di fare avere l'elenco di questi atti. Grazie. Questa era la prima questione. Avevo detto in premessa che ce n'erano due. La seconda è volevo avere chiarimenti riguardo la richiesta che avevo avanzato assieme a quasi tutti i capigruppo di minoranza nella giornata di ieri, cioè relativamente al fatto che il Presidente Fontana potesse essere qui in aula per chiarire quello che stiamo leggendo sui giornali, cioè questa vicenda che lo riguarda direttamente, e riteniamo opportuno che possa farlo in questa sede in maniera tale che, se è in grado di farlo, chiarisca e fughi ogni tipo di illazione o sospetto e lo faccia nella sede istituzionale e non con interviste più o meno probabili che possiamo poi leggere sui giornali. Le chiedevo quindi se questo potrà avvenire. Mi pare di aver capito che ha chiesto un congedo, mi chiedo se è un congedo per l'intera giornata oppure se magari nel corso della giornata potremo avere la possibilità di avere il Presidente in aula e sentire dalla sua viva voce qual è la sua posizione relativamente a quello che abbiamo letto sui giornali e anche visto in una trasmissione televisiva. Bene, grazie Presidente Pizzul. Consigliere Fumagalli.